Bentornati nella cucina di Italo Lombe. Oggi andremo a preparare una ricetta tramandata da mia nonna, prima a mia madre e adesso a me. Le uova alla ronguliona, ma tutto questo subito dopo la sigla. Allora, come prima cosa andiamo a vedere gli ingredienti che ci vogliono per 4 persone. 5 uova, 2 cipolle novelle intere con le code e 3 code. Poi un pezzettino di lardo, un peperoncino, sale, pepe e olio quanto basta. Ora passiamo alla ricetta vera e propria. Bene, come prima cosa andremo a pulire il peperoncino, tagliarlo a metà e togliere tutti i semi all'interno. Togliamoli completamente. Una volta pulito lo andiamo a tagliare a tocchettini. Ok, e ce lo mettiamo di lato. Mi raccomando, andiamo a lavarci per bene le mani. Poi prendiamo il nostro lardo e lo tagliamo a strisce di circa 1 centimetro ciascuna. Ok, e poi lo ritagliamo di nuovo a metà. Per lungo, così rimane sia il grasso che la carne in ogni pezzo. Ok, e anche questo lo mettiamo da parte. Ora passiamo a tagliare le nostre cipolle novelle. Cominciamo dalle cime e le tagliamo così a tondini. Ok, andiamo avanti. Le cipolle togliamo le cime e tagliamo anche queste. Le cipolle invece le tagliamo a metà. E le tagliamo anche queste qua, circa mezzo centimetro. Ovviamente sono state lavate, pulite per bene prima. Bene, ora i nostri ingredienti sono tutti pronti. Non ci resta che passare alla cottura. Ok, adesso passiamo a cucinare il tutto. Come prima cosa prendiamo una bella padella capiente e la mettiamo su un bel fuoco. Facciamo scaldare per bene la padella. Una volta che la nostra padella è ben calda, aggiungiamo mezzo bicchiere di acqua e mettiamo a cucinare le nostre cipolle e le lasciamo cucinare per bene fin quando sono belle morbide. A fuoco vivo. Ecco, una cosa che non ho detto: non mettiamo né sale né pepe per il momento. Facciamole cucinare nell'acqua fin quando diventano belle morbide. Ecco, adesso che sono abbastanza morbide, saranno passati se no 4 minuti più o meno, possiamo aggiungere il lardo, sempre a fuoco vivo, e lasciamo sudare il lardo insieme alla cipolla.
Ecco, ora in questo momento, quando il lardo sta cominciando a cambiare colore, diventa quasi lucido, si può aggiungere il peperoncino, abbassare la fiamma al minimo e un filo d'olio e lasciare cucinare per altri 3 minuti. Allora, come avete visto, è una ricetta molto semplice e veloce da fare. Tra la cottura della cipolla e il lardo ci abbiamo messo circa un 10 minuti, molto veloce da fare. Ora è, diciamo, pronto per ricevere le uova. Ok, allora, le uova le possiamo inserire direttamente intere a fuoco basso. Ora le rompiamo a mano che cucinano. Quindi questo passaggio è molto, diciamo, la parte più importante da fare. Bisogna romperle di continuo a mano che cucinano, perché se le lasciamo così ferme viene fuori una frittata e noi non vogliamo una frittata, ma vogliamo le uova a rungolioni a fuoco basso, così abbiamo il tempo che non si attaccano. Sono passati 10 minuti da quando ho messo le uova, non mi sono mai fermato a mescolarle, che sennò si bruciano di sotto, e questo è il risultato. Ora e solo ora possiamo assaggiare per vedere come sono di sale. Aggiungiamo un po' di sale. Un po' di pepe e un filo d'olio e possiamo spegnere tutto, dare l'ultima mescolata e il piatto è pronto. Quindi non ci resta che impiattare e mangiare. È pronto, ora impiattiamo. Il piatto è pronto, lo possiamo assaggiare. Passiamo all'assaggio. Prendiamo un pezzettino di pane per accompagnare il tutto, perché giustamente ci vuole. Buono, 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 buono. Ottimo, da provare. Una ricetta facile, semplice, buona, genuina. Con questo è tutto. Io con questo bicchiere di vino vi saluto e vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine. E vi ricordo inoltre che se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale, di mettere mi piace e di condividere se vi va. Alla salute, alla vostra e al prossimo video. Ciao. Thank you.